questo vuole essere un simbolo proprio di unione, di gioia, di festa, di inizio di un periodo che senz'altro deve accomunare famiglie, deve riunire i figli con i propri genitori, con un rientro fuori città, e noi lo facciamo con tanto impegno e tanta passione. Poi siamo nella settimana in cui riparte anche la macchina amministrativa, come sapete la settimana prossima proprio suoniamo il campanello di una nuova generazione politica e amministrativa, e forse tutti questi simboli semplici ma sentiti possono significare qualcosa. Per noi oggi questo albero, che devo dire è un albero anche di ottima storia, perché è stato esposto a Piazza Plebiscito 2 anni fa, quindi fu apprezzato molto dal popolo napoletano, che tiene molto a queste tradizioni. La replichiamo noi sperando che possa piacere. Sindaca, c'è anche la scommessa del Capodanno in piazza, come mai l'ha scelto? Beh, noi l'abbiamo scelto ovviamente, anche quello è un motivo semplice, infatti è musica, DJ, intrattenimento, non è un solito artista che fa da mattatore tutta la serata, anche perché la serata è lunga. Vogliamo portare le note musicali in piazza, vogliamo che tanti nostri ragazzi magari non si mettano alla guida della loro automobile per raggiungere altre piazze. Una piccola piazza c'è anche qui e probabilmente sarà una piazza cantante, ballante e serena.